Buonasera a tutti i telespettatori di Canale 3 Toscana dallo stadio comunale Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa. Inizia da qui il campionato 2024-2025 del Siena, chiamato ad affrontare il San Donato nella prima giornata del girone E di Serie D. Sono i padroni di casa con Leoni, Croce, Carcani, Falcone, Cecchi, Bruni, Gistri, Borgarello, Ascoli, Silla e Mantelli. Partita, la prima giornata di campionato. Ecco qua il fischio d'inizio, si parte, Siena a gestire il primo possesso di palla, prende ancora con una rimessa laterale, si mantiene in zona d'attacco sull'out di sinistra il San Donato, il cross in mezzo che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore. San Donato che adesso trova un uomo libero a centrocampo, può avanzare, il lancio in profondità è buono, attenzione all'ingresso in area di rigore, clamoroso il liscio da parte di Mantelli all'interno dell'area e poi sul tiro di Bruni si salva in calcio d'angolo il Siena. E partire il Siena, Masini avanza ad ampie falcate sull'out di sinistra, arriva al limite dell'area di rigore, parte il cross per Giannetti, gol del Siena, ma si alza la bandierina dell'assistente, fuori gioco, nulla da fare. Biancon, Morosi, il lancio lungo a scavalcare il centrocampo del San Donato, errato il disimpegno con Galligani che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Centrocampo in cabina di regia Lollo, ai suoi lati Capitan, Bianchi e Mastalli e poi Bernardo Masini, preferito a Candido e Ruggero nel ruolo di trequartista, a supportare le due punte Galligani e Giannetti. Ci prova dalla distanza intanto il San Donato Tavarnelle con Carcani. Attenzione al disimpegno sbagliato, c'è Galligani tutto solo e gol della Robur, vantaggio del Siena al 43esimo minuto di gioco, disimpegno sbagliato della difesa del San Donato Tavarnelle, si avventa sul pallone Galligani che riesce poi a trovare l'angolino e a battere l'estremo difensore Leoni. Siena in vantaggio al 43esimo minuto e adesso i bianconeri che vanno ad esultare sotto il settore ospiti dove ci sono i tifosi del Siena in delirio. Uscire il Siena, palla che viene messa ancora una volta in mezzo, la recupera la Robur con Mastalli ma il San Donato rimane in zona d'attacco, il tiro di Senesi con palla che finisce oltre la traversa all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, rimessa laterale per il San Donato, finisce qui, arriva il triplice fischio finale e il Siena espugna lo stadio Pianigiani.